Buonasera. Buonasera. Eccoci qua, di nuovo qui con voi. Ancora, nonostante il caldo ci siamo sempre. Ci siamo sempre a tenervi un po' di compagnia, farvi ridere sperando per una quarto d'ora. No, Marco, ridere no. Piangere. Io direi proprio piangere, facciamo proprio pina. Quest'oggi siamo bianchi bianchi. Quest'oggi ho bianchi bianchi con una barba da barboni entrambi. Direi che dobbiamo andare dal barbiere. Signore e signori, fa caldo, ma siamo ancora qui a Napoli. Quando è che partiamo? Andiamo a mettere un po' le pacche nell'acqua. A breve. Intanto, come sempre, salutiamo dalla regia il nostro back. Scotti? Fatti vedere, Scotti. Al contrario. Esatto. E guardate soprattutto che bellezza. È lui, l'uomo senza maglia, una matita in bocca e tanto Facebook. Per lui, signori. Andrea Zungli. Un applauso per Andrea Zungli. Molto bene, molto bene, molto bene. Carrella già starà ridendo, per esempio. Carrella, fortunatamente c'è gente che Carrella che ci segue, nonostante le cazzate che spariamo. Se non ci fosse lui, faremmo pochissime visualizzazioni. Invece, secondo me Carrella ogni sera prima di andare a dormire, ci clicca, ci guarda e poi va a nanna. Tu dici. E poi lo ispiriamo per gli stati di Facebook. Esattamente. Sì. Ricordiamo, lui è Mr. Facebook. Il 10% dei tuoi mi piace grazie a noi. Esatto, io direi proprio di sì. Esattamente. Signori, la Coppa Calciotto procede? Sì, assolutamente, ma sta procedendo anche bene, devo dire. Dalla settimana con meno cartellini, meno fischiate d'arbitro. Questa settimana all'infine del fair play. Che cosa vuol dire? Che il problema è De Felice? Oppure sono le squadre che si sono un attimo calmate? Sicuramente De Felice comunque tende ad esagerare con i gialli e con i rossi. Quindi sicuramente è anche merito della sua assenza. Però secondo me le squadre hanno capito che per giocare a calcio non bisogna essere per forza aggressivi o comunque fallosi e rispettosi. Speriamo che questa tendenza non finisca con la fine della Coppa Calciotto, ma prosegua anche per l'anno prossimo. Speriamo bene. Complimenti alle squadre, dai. Complimenti alle squadre. Io in quanto a complimenti alle squadre vorrei fare i miei complimenti all'SSC Napolitans. Prima squadra classificata. Prima classificata. Le fasi finali. Hanno una gran voglia di riscatto dopo la finale persa contro il Realmente Nollo. Quindi un saluto a Diego Sarappa. Diego, tanti sassolini dalla scarpa. Il quale ci ha chiesto, non è vero, non ce l'ho detto io, sponsorizziamo un po' la sua pagina fan della sua profumeria. Profumeria Giusi, insomma. Quindi andate su Facebook, cercate Profumeria Giusi e cliccate su Mi piace. Fate un piacere a Diego. All'anno prossimo sponsor del torneo Profumeria Giusi. Esattamente. Il buon Scotti mi sta ricordando questo. E quindi un saluto a Diego e a tutta la sua squadra. Grande Diego, grandi Napolitans. Leggiamo un po' i risultati della Coppa Calciotto. Ora ti lascio il girone A. G Collins Sport Draco 14-2. No, non abbiamo sbagliato. No. 14-2. È vero, perché hanno segnato 4 gol a Teo, 2 a Locca, 5 Carrella, cioè immagina un poco. Poi Di Lorenzo e Gianni Scognamiglio, 2 reti. Invece hanno segnato per gli Sport Draco Francesco Adormina, una bella doppietta. Ma io voglio chiedere a Fabrizio Carrella, ma per segnare devi per forza aspettare risultati di questo tipo? Cioè, quello che mi chiedo io, no? Nelle partite tese, perché sbagli solo i rigori? Lascialo stare. Lo lasciamo stare? Lascialo stare. Come detto, poi, Napolitans era al corso 3-1. Brasiello, Rimoli, Garofalo e Andrea Bavero per il Real Corso. Ricordiamo che, tra l'altro, in questa partita, per la prima volta durante le edizioni di questo torneo a 18, è stato espulso Diego. Sì. Qualcuno dice l'arbitro. In contenzione con l'arbitro. Io ho sentito entrambe le parti. Lo dico, è sempre un giocatore, insomma, molto corretto, quindi corretto. Io gli do fiducia molto e so corretto. Che è stata un'incomprensione con l'arbitro. Challenge Dream Team rinvia da giovedì 19 luglio. E stiamo leggendo il girone B. Esatto. E Bros Real de Leva 1-4. Lenardi per i Bros e quadripletta di Leopaldi, che ho avuto l'onore di seguire, un bel giocatore. Tra l'altro mi hanno criticato, Antonio Guri mi ha criticato dicendo che quadripletta non si può dire. Beh, 4 reti di Leopaldi, insomma, ha avuto da 4 volte dentro e questo è l'importante, veramente un bel giocatore questo Leopaldi. Torretta Monidi 0-3, punta a tavolino. Galatticos Cavalleggeri 1-5. Giuseppe De Rosa per i Galatticos, mentre invece Guido Serio, doppietta di Marisca e doppietta di Trito. Saluto anche al nostro amico Peppe. Peppe Marisca, insomma, che all'inizio del torneo era un po' scettico, non voleva mai farsi vedere, intervistare. E poi ci ha preso gusto. Bene, Peppe. Un salutone a Peppe. Girone D, Hermanos Blue Stars 6-2. De Santo, Varca e 4 gol per Buonocore. Salemme e Iorio per i Blue Stars. E poi c'è la disfatta di Steam. Con tutto che c'era, c'è stato questo grande ritorno di Andrea Laudiro, che è andato anche in gol. Una bella punizione, devo dire.
hanno perso 3-2 per l'appunto Laudiero e Vessella per Strima, mentre invece per Sold Out hanno segnato Mugnano, Sascia e Autore di Lanino. Un gol che carambolisco. Mi hanno detto di guarda, questi Sold Out hanno un paio di giocatori che non sono per niente male, io li terrei d'occhio. Però Steam ha fatto esordire un ragazzo del 96 che tutti chiamano Polletto e insomma è anche questo un bel segnale, insomma, la gioventù proprio che viene a giocare. Leggo un attimo le classifiche. Vai, dai, Marco, alla terza vai. Giornata il girone A vede gli SSC Napolitans, come abbiamo detto, a punteggio pieno a 6 punti, J. Collins 3 punti, Real Corso e Sport Drago 0 punti, Real De Leva 4 punti, China Land 3 punti, Dream Team 1 punto e Bros 0. Girone C, Cavalleggeri City e Monidei 3 punti, Galatticos 3 punti e la Torretta Radiata. Hermanos, Sold Out e Blue Stars 3 punti, Steam 1 punto. Per l'appunto, Marco, quale squadra che sperano sono praticamente tutte, tranne Sport Drago e Bros, Girone A e Girone B. E poi Steam. È complicata la questione di Steam, perché qui è un po' come Italia, Spagna, Croazia, Irlanda, cioè qui se c'è un biscotto Steam è condannato. Steam a casa. Steam a casa. Purtroppo qua insomma c'è poi il fatto che Sold Out dovrebbero segnare 5 gol in più del Blue Star, insomma. Abbiamo fatto un calciato queste, a tenere calciato queste cose non piacciono, perciò chissà se vedremo un biscotto o meno. Chissà vediamo se vedremo un biscotto o meno. Possiamo anticipare anche il prossimo turno con le relative designazioni arbitrali. Il 16 luglio alle 22 SSC Napolitans, J. Collins, arbitro il signor Della Rocca. Alle 22 Sport Drago, Real Corso, il signor Liguri. Mentre invece il 17, quindi domani praticamente, Bros, Dream Team e Chand Street contro Real De Leva, e sarà abitato dal signor Della Rocca, ore 21 e ore 22. Perfettamente. Mentre invece il 18 c'è solo una partita. Hermanos, no, sì. Sold Out, esatto. Sempre Della Rocca. Il 19 ci sono tre partite. Alle 21 Dream Team, Channel Street, sempre Della Rocca. Della Rocca, insomma. Alle 22 Galacticos Monidei Della Rocca. Sempre alle 22 sull'altro campo Real Corso, J. Collins. Non c'è arbitro, perché abbiamo deciso che è una partita talmente corretta che la facciamo arbitrare niente proprio di meno che a Scotti. Scotti, esatto. Scotti è il nostro nuovo arbitro. E invece il 20, per concludere, insomma, Steam, Blue Stars, Della Rocca. Sti Steam ce la fanno? Non lo so se ce la fanno, speriamo, insomma. Signori, si parla di biscotti, ma noi queste cose, a noi queste cose non piacciono. A noi queste cose granite, non piacciono. Insomma, abbiamo granite, abbiamo solo ombrellone. Esatto, e poi biscotti, no, ne abbiamo. Uno Scotti. Abbiamo uno Scotti e ci basta alla grande. Questa era piuttosto brutta, eh? Piuttosto brutta. Questa è scuola Antonio Liguori. Esatto, esatto. Saluto Antonio Liguori che fa le sue battute pessime, che però ci mancheranno. Perché io ho un'anticipazione da fare. Tu mi chiedi perché ci mancheranno le battute di Antonio Liguori? Perché arriva l'estate? No. No, perché Antonio Liguori, e questa è una news, sarà troncato, licenziato. A settembre non lo vedete più a far parte dell'Aren. Perché Antonio Liguori ci ha scocciato. Io lo devo dire. Soprattutto, perché... soprattutto io voglio incominciare a dirlo. Scriveteci le vostre idee per lo spot che dovremmo fare, insomma, a inizio settembre per il torneo calciotto. Soprattutto, voi che ci seguite, vediamo un po' che cosa, che protagonisti, che scene... si potrebbe vediamo fare un po', vediamo un po'. Se ci seguite dimostratecelo. E soprattutto se non volete l'anno prossimo il TG Calciotto, scrivetelo a Zungri, ditelo. Ma come fanno a stare senza TG Calciotto? Non lo so, che con questa coppia che non lo so, non lo io so. L'ho detto, ma le Franz ci fanno un baffo, insomma. Io vorrei Scotti e Zungri, però non lo so. Scotti e Zungri sì, non lo so fare, però purtroppo sono restii. Io però voglio Scotti e Zuni. Non sono telegenici. Una puntata voglio Scotti e Zuni. Una puntata provato, speciale. Ci abbiamo provato, ma... Senza successo. Puntata speciale Scotti e Zuni. Speriamo. Marco, sono passati i nostri 10 minuti. Che facciamo? Vabbè, in questi 10 minuti ovviamente ci saranno interviste, video delle partite, quindi ci sarà da vedere. Noi vi salutiamo. Chi è che fa caldo? Direi proprio di sì. Ci salutiamo, ci vediamo sicuramente sui campi da gioco. Spero che anche questa settimana sarà una settimana all'insegna del fair play. Voglio un gioco corretto. Speriamo bene. Si parte con stasera. Carichi come sempre. Ladies and gentlemen, dagli studi Aren è tutto. Appuntamento alla prossima settimana. Come? Chapeau, no capo. Un bacio a tutti.